come dicevo prima, noi lavoriamo in parallelo al MIUR con il set di risorse che abbiamo già trovato per i bandi MIPAF. Per dire, abbiamo già editato un bando rivolto agli enti locali, alle associazioni, che tra l'altro si sta chiudendo, si è chiuso giorni fa, ed è stato un bando da 2 milioni e mezzo. Avremo un bando dedicato agli istituti tecnici agrari italiani, dobbiamo ancora definire precisamente l'ammontare delle risorse. Abbiamo un bando che verrà editato tra poco dedicato alle start-up agroalimentari. C'è un impegno consistente, si tenga conto che l'impegno del MIPAF per i progetti Expo è di circa 10 milioni nel complesso, più tutto il resto.